Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Dinamo Piora. Siamo nelle fasi conclusive della campagna in cui ci eravamo proposti di fare l'obiettivo Forma l'Italia e come vedete ci siamo riusciti, anche se per la gloria prenderemo anche la Puglia in modo da riunire proprio tutto lo stivale. Abbiamo anche Malta, il resto del nodo di Genova e del nodo di Venezia. Vabbè, qua c'è Trieste, quindi in realtà lo dovevamo vincere per forza. Stiamo adesso facendo Cartago Delenda Est. Se non avete visto tutte le puntate, vi spiego come si fa Cartago Delenda Est. Allora, Cartago Delenda Est è quell'obiettivo ispirato al fatto che c'era Catone il censore a tempo degli antichi romani. Durante le guerre puniche, questo senatore, ogni volta che finiva l'intervento in Senato, imboccava e diceva: "E comunque, secondo me, dovremmo distruggere Cartagine. Dagli una volta, dagli due volte, dagli tre volte, alla fine ci hanno creduto, hanno attaccato Cartagine, hanno sfondato tutto e la leggenda vuole hanno sparso il sale sulle ceneri di Cartagine in modo che nulla potesse mai più crescere." Sta cosa non è mai accaduta, il sale pure se lo spargi non cambia un cazzo. Però, bello, bella storia, perché poi in realtà culo a Cartagine gli abbiamo rotto sul serio. E come si fa questo obiettivo? Devi portare a 100 di Devastation tutta la Tunisia. Portare a 100 di Devastation tutta la Tunisia in realtà non è banale. Cioè, non basta che la occupi. Occupandola fai 0,20 al mese. Poi, se tu vuoi aspettare fino al 2056, poi puoi aspettare 0,20 al mese. Però, quello che abbiamo scoperto nell'ultima puntata, avendolo letto su internet, in realtà ragazzi me ero andato a informare su come si fa perché non avevo idea di come si aumentava la Devastation a parte dare fuoco alla provincia, cioè Scorcerte, che dà 5 Devastation con una botta. In realtà devi aspettare che si ricaricano tutti i soldi della provincia occupata, poi ci rimandi l'esercito a rubare tutti i soldi e quello dà una bomba di Devastation a raffica tutto insieme. L'abbiamo già fatto due volte. La prima volta che siamo arrivati abbiamo fregato tutta la baretta dei soldi. Poi ci siamo messi a vedere degli eserciti qui intorno. Abbiamo aspettato che si ricaricasse la baretta. E poi siamo tornati a fregarci un'altra volta tutto quanto, ok? Mo' questa è, diciamo, la terza tornata che si sta ricaricando la baretta. Considerando la prima, quella, diciamo, quando Tunisi era un posto innocente. Quindi, vabbè, più uno d'assolutismo all'anno, tiè, così aumenta la disciplina. Come vedete, un po' del Devastation aumenta da sola, ma non è per niente worth aspettare in questo modo. Un'altra cosa. Allora, se tu dichiari guerra a Tunisia con questa strategia e gli dichiari guerra prendendo Tunisi, siccome tu l'hai occupata, una certa loro si arrendono e se si arrendono, poi sono cazzi tuoi, ok? Se si arrendono sono cazzi tuoi perché tu, se non gli accetti la resa, ti comincia a arrivare a call for pizza. Io ho dichiarato guerra su questa provincia che non ho occupato di proposito e su cui c'è un forte. Allora, se, da quanto ho letto su internet, queste due cose sono un elemento chiave. Cioè, tu devi dichiarare guerra su una provincia con forte e non prenderlo. In questo modo non ti arriva call for pizza. La guerra è cominciata da un sacco di anni. È cominciata nel 1612. E ancora non è arrivata call for pizza, quindi io sono quasi tentato da dire che sta strategia funzioni. Mo, se arriva call for pizza all'improvviso e me la prendo nell'ano, mi metto a piangere. In più, intanto stiamo anche centralizzando i nostri stati, l'abbiamo fatto già due volte da qualche parte. Il centralizzare uno stato costa punti amministrativi che non stiamo utilizzando perché non stiamo. Va bene, perché non stiamo praticamente conquistando a raffica, quindi i punti amministrativi non hanno uno scopo. E quindi, e in più costano anche punti di forma governo, che siccome abbiamo sbloccato tutte le riforme governo, adesso non servono più a niente questi punti. Ok, Kef non si è ricaricato perché sappiate che tra una tornata di soldi e l'altra ci cioè stanno 2 anni di stop. C'è un dibattito in Parlamento che posso fare. 10 sconto. No, ma facciamo uno sconto al mantenimento dell'esercito, che è la cosa che costa di più. Quindi, 0,10 corruzione. 5 riforma governo, che manco c'avevo 5 riforma governo. Un Parlamento. No, 5 di prestigio, che era? 0,10 corruzione. 5 di prestigio. 9 punti amministrativi. 5 di prestigio, 20 di autonomia a Cosenza, no, il professionalismo no, 200 soldi no,
9 punti militari, ti è perfetto. Quindi 10% sconto all'esercito e 5% di attrition in meno. Ok, a Susa adesso dobbiamo anche dar fuoco al terreno. E mo questi si ricaricano piano piano, ti è. Quindi cominciamo. Ok, gli ho dato fuoco e già siamo a 47. E mo che rapino, vedrete che aumenta molto più velocemente di quello che dovrebbe. Invece 0,20, rapinare ha fatto aumentare 1,70 una botta. Più una provincia è ricca, più sta cosa è sensuale. Gli Abruzzi sono stati convertiti. Bizerte. Ok, quindi tu vai qui e tu vai qui. Ti è. Li rioccupiamo tutti. Kef, mo tra poco si dovrebbe ricominciare a caricare. Perfetto, perfetto, ti è. E papa so io il prossimo. Diciamo. Ci hanno sparso il malcontento i spagnoli, però vabbè, non mi interessa. Io lo spiego io qual è la situazione del malcontento appena finiamo sta guerra. Ok, a Kef stanno ricominciando a far massa i soldi. Abbiamo superato il gennaio 24, come vedete. Piano piano si stanno farmando. Quanti punti c'ho, se capisce? 24, ok. Oh, questo messaggio ogni tanto arriva, ma che vuol dire? Oh, vabbè, tiè. Due e mezzo d'armi professionalism, che è sempre il top. C'ho tutte fregate che si sono buggate per qualche motivo, oppure per qualche motivo non riescono ad andare a proteggere la cosa militare là. Qui avevo fatto altre tre navi pesanti. Queste che so? Queste stanno a fare qualcosa. Protetti in trade mode Alessandria. Boh. Che mostre 4, se pongo ci pongo a na. Però se stanno a nascondere. Boh, vabbè, se lo dicono loro. Quindi, pure qua c'è la data a fuoco al terreno. Famo fuoco al terreno. Fuoco al terreno. Già sono finiti tutti i soldi? No, a Tunisia no. Ok, qui quindi è finito. Perfetto. Non passa su Kef. Bizerte tutto a posto. Qui invece, ok, è finito qua anche a Tunisi. Ora devo aspettare che si finisce sta barretta qua. Siamo arrivati a 60%, ragazzi. 60% devastation praticamente. Penso al massimo un altro paio di ste botte e ce la facciamo. Quindi quanto ci vorrà? Un altro 10 anni? Una guerra di 30 anni perché? Perché per fare l'obiettivo del Steam la gente dentro al gioco. Ma che sta succedendo? Qui c'è una nave. Ma queste sono tutte buone, via. Ecco qua. Cioè, una nave militare, non capisco dove sta. Ok, tiè. Train Node Alexandria sta fermo qua. Sti 8 stanno fermi qua. Vabbè. Solo dici te. Non si capisce che sta succedendo praticamente. E sto pure a costruirne altre, così mi si complica la situazione. A Malta sto a costruire? No? Ok, allora vai su Malta, tiè. Kef? Kef Max, tiè. Perfetto, rapiniamo Kef. Che è quello che giustamente sta più indietro perché gli devo pure dar fuoco al terreno. Gli faccio la devastation pure per gli altri posti praticamente, continuando a fare avanti e dietro. Diamo fuoco qua. Posso fare un'idea militare. 10% morale delle navi. Prendo 2 The War Exhaustion. La War Exhaustion tanto scende da sola. Oppure l'abbasso io, così non mescono i ribelli. Tiè. Quanti punti c'ho? 47. Mo io rifaccio un'altra concentrazione in Toscana. Così c'ho meno 75% governi incapaci di cost in Toscana. Proprio a trollare, calcola. Una certa chi è 0%. Tiè.
Però strano, non c'è scritto niente, c'è un limite, boh, così a caso. Che qui, come vedete, non facendo i PC fatti bene, in realtà stiamo andando molto più lenti. In realtà ecco qui che abbiamo, diciamo, il confronto da una provincia fatta bene e una provincia fatta male. Qui abbiamo combinato solo 30% di devastation e qua 60%. Ok, tiè, quindi KF è finito, perfetto, stanno tutte pari praticamente, manca tipo l'1% uno con l'altro. Perfetto, perfetto, ci siamo. Che voi? Un parlamento in Friuli. Non mi fido a dire la guerra alla Spagna finché non finisce tutto sto casino, quindi attenzione, 10% di sconto sia al fare nuovi cannoni che a mantenerli. Ricordatevi che il regiment cost oppure qualunque altro tipo di costo dà pure uno sconto al mantenimento. E qua se riesco a togliere pure sto coso al clero, però l'amicizia del clero non è così alto. Mi sarebbe dato 1% d'amicizia con Cleo, ho 100% terra, ragazzi, 100% terra. Ma appena esce un evento che faccia amicizia con Cleo, io tolgo pure questo privilegio. Che in realtà questo è quello buono, quindi non mi vado a toglierlo. Quindi quanto stiamo? 65 di assolutismo massimo. Se cambio la riforma posso prendere almeno altri più 10, certo che questo qua era buono, sto boss, ma tutte cose di merda gli stanno uscite, 10 tasse in meno e potenza missionaria, non ci fai una sega. Va bene. Quindi qui, fammi legge, nel 26, primo gennaio, ricominciamo a far massa i soldi. Ho visto l'esercito di Tunisi, intanto la Tunisia ha fatto non si sa quante navi qua sulla costa. Quindi in pochetto dovremo probabilmente intervenire tra poco. Le navi sono tutte fatte, se non sbaglio dovrebbero essere queste, queste qua e quella qua giù. Ho questi blocchetti tutti staccati, mi stanno a dar fastidio, calco incredibile. Ecco, sti quattro chi so? Sempre Alessandria, tiè. E questi? Pure, tiè. Un'altra nave da combattimento uscita, Dio solo sa dove. Tiè, e tu vai a Alessandria. Tiè. Ok, in campagna adesso è concentrato lo sviluppo, quindi 60. E poi in Carniola, 60. Ok, tiè. Ma quindi a governi incapaci come sta andando? Abbastanza bene, no? 500 liberi. Oh, gennaio è arrivato, quindi, che è a gennaio 21, no, 26, no, giulai, me lo sono inventato gennaio, giulai. Ottimo, tiè. Air ormai c'è più, quindi posso prendere questo, mettere in generale e metterlo a ballare. Questo ammazza i ribelli, quindi voglio che ammazzi i ribelli, appunto. Ah, tutti e due lo stanno a fare, va bene. E tra poco posso aumentare San Pietro. Posso aumentare San Pietro e passo un altro 5% sconto alle idee. 10 influenza del Papa o prestigio? Influenza del Papa. Tiè, fammi vedere. 0,20 Repubblica Tradition, ma strano che non mi serve. Userò un po' di potenza per diventare papa. 1002 soldi oppure uno di stabilità. Fammi uno di stabilità. Tanti punti amministrativi, non ci sto a fare niente. Aprile, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, eh. Intanto le navi della Tunisia stanno a fare cose inutili e si vengono a suicidare. La tregua Guair è finita. Minchia, oh, è snervante, calcola. Avevo già conquistato sto stato, cioè, non si capisce. Più complicato fa questo che sfondare la Tunisia. Faccio amicizia con la Francia, che è il mio rivale, che prende 1000 tutti insieme, io lo faccio e faccio San Pietro. C'ho Manpower Max? Praticamente sì, quindi userò un po' di questo.
E un po' di questo che già sta a metà della Basilica di San Pietro. No, i soldi stanno a ricominciare a uscire. Molto lenti, eh. Ma che fa 100 Devastation? Vabbè, sarebbe 10% sconto, cioè costo in più di sviluppo. Diventa 100% in meno local goods, local manpower, local sailor. Ah, quindi veramente impedisci la vita in quel posto. Ok, quindi non può né mangiare, né riprodursi, né diventare marinai, né niente. Perfetto. Che è successo? È finito il termine di questo tizio qui, c'ha 53 anni. 1, 2, 5, è abbastanza scarso come bonus, quindi io direi che lo rieleggo. 3, 4, 6 non è per niente male. Idea militare, 25% di attrition in meno navale. Allora, in Francia ci stanno le guerre delle religioni, quindi dovrei fare... Andiamo a combattere contro la Francia, così magari i protestanti vincono. Che poi, vabbè, non cambia niente sta roba, tanto per dar fastidio, era. 5K manpower, non è che cambi molto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che tragedia sto obiettivo. Faccio stavo. Pensa se mo mi rilascia la partita, mi perdo l'Iron Man, qualcosa così, e quindi non lo posso più fare. Cioè, sarebbe una tragedia, ecco qua. Sbloccatelo il prima possibile, così voi levate dai maroni Cartago dell'Enda Est. Guerra che è cominciata da ben 14 anni. Cioè, proprio per eliminare Cartagine per sempre, ecco qua. Per fare in modo che non se li pigli più. Però intanto la moschea qua, sai, Città Santa di Caruan, sta tranquilla, eh. Nessun problema, ecco qua. Quindi, uno, è morto un generale. Tiè, ce lo rimettiamo così faccio pure un po' di professionalismo. Che schifo, mamma mia. Ok, mese prossimo posso riandare a fare la Devastation. Dappertutto? Dappertutto, tranne a Kef, ovviamente. Ok. Ci siamo? Dai, sì. Massimo, ok, perfetto. Tiè. Pure qui e qui, sì. Non passa su Kef. E ci siamo. Cioè, è paradossalmente difficile questo obiettivo. Perfetto, ci siamo. Si comincia. La differenza è che la casella sotto, ragazzi, 36.3. Ci lasci la truppa sopra e ci metti il doppio. Pure questi, uguali, calcolo. Tu 20% addirittura questo, se manco ci passi sopra ogni tanto. 70% Devastation. Non posso fare nient'altro? Non c'è niente, eh. Tipo, rapisci la gente, non c'è. Ammazza i vecchi, no, non ci sta. È già finito qui a Bizerte. Chissà perché alcuni vanno più veloci dell'altri, forse c'è una probabilità. 74% Devastation. Cioè, si è pure devastato prima. Forse si è fermato un attimo la nave e ha contribuito a rubare i soldi. Ok, 74, questo ha finito. E questo sta invece a volare. Questo invece sta a volare. 76%. Ok. Pure la Tunisia ha finito. Mo' devo aspettare che si ricarica Kef. Dai, ragazzi, ci siamo, eh. Una massima un'altra tornata. Oddio, non lo so se basta un'altra tornata. Però durante questa tornata può essere che... Sì, poi faccio 4-5 Devastation con Damogli Fuoco. Quindi ci siamo. È il forte de Marta? Fammi il forte de Marta, tiè. Che me dà? Che schifo. Vabbè,
cioè, nel senso, non mi serve a niente sta botta. Ma cumo di prestigio. Cioè, se non te devi conquistare mezzo pianeta, forte ne va, tanto da poco messo un bonus. Però in realtà è fortissimo, eh. Cioè, tipo, best momento mai visto, in realtà. Per questa situazione non ci serve. Kef, ci siamo, mese prossimo. Quindi questo può fermarsi il 2 febbraio. Perché è 16 febbraio? Ammazza quanto ci mette, 16 febbraio? Ah beh, no, perché era quasi finito il mese. No, scusate, sono incoglionito. Ok, qui sta al massimo 65%. Abbiamo tutti e tre i casi. Se vogliamo levarci la scimmia di quello che succede, insomma, li possiamo sempre analizzare. Mo se abbiamo 50 punti cambio qualcosa. Ok, dammi 10 di Valtteri Power, 500 Ducati in meno, oppure vabbè, 500 Ducati in meno, però voglio, ah ok, perfetto, no niente, ho preso il prestito. Volevo dire sbagliare il coso per ripagare subito, cioè per non dover prendere il prestito, invece ho dovuto fare, dai che ci siamo, 60 de spia. Intanto ho catturato le navi. Tutti sti anni non è ancora partito con For Pizza, quindi sì, questa è la strategia vincente, ragazzi. Mi mancano 25% praticamente in media di Devastation. Siamo a tre quarti, dai, tre quarti. Mo che scatta pure questo, so sicuro che dovrebbe finire. E facciamo l'obiettivone. E ultima guerra contro la Spagna e si strilla. Quindi, qui, come si fa? Uno di stabilità, perché se no mi maxo i punti. Qui che dobbiamo fare? Qui abbiamo finito, tiè. Mamma mia, fermalo! Aspetta, la crescita naturale proprio non si può fare, eh. Oh, mezzo! Quindi in realtà qua quanto dovrebbe essere? A Devastation non c'è scritto? Boh, vabbè. Oh, l'ultima idea militare, tiè, questa qui, quindi 10% di potenza del combattimento dell'artiglieria, 5 disciplina, mo vediamo i mix. 23 deficiency e un altro 5 di disciplina. Attenzione! Quindi quanto abbiamo di disciplina? Non si butta. Già 112 praticamente. Non si butta, eh. Non si butta, ragazzi. E se aumenta ancora di più l'assolutismo, si strillerebbe ancora di più. Quindi, in Lombardia ho fatto il secondo concentramento. Come vedete, solo 41 de costa adesso. Como 40 sviluppo, che è più sviluppata di Milano. Quanto mi costa dei governi incapaciti? 20. Ah, quindi preciso la metà, ok. Non c'ho altri bonus, quindi, evidentemente. Ah, quindi qua non c'ho la manifattura, quella che t'abbassa governi capaci di costi. Che però è inutile se io faccio 4 volte questa operazione. Ci ha messo 200 punti amministrativi, però, quindi non lo so se so può fare dappertutto. Quasi 80%, tra 5 mesi arrivo all'80%. A novembre 29 se io cominciano a far mai soldi. Ok, dai, mancano al massimo 3-4 anni di guerra, spero, eh. Spero, ragazzi. Punti diplomatici max. Andiamo a cercare qualche cosa con i punti diplomatici che conviene. Ancora, mo ce l'ha la prosperity. Oh, che sto fa? Oh, aiuto! Stavo per uscire, carco, stavo per uscire. Qui non c'è la prosperity. Perché? Non si sa. Vabbè, senti. Almeno una la facciamo. Qui proprio 0% dei prosperity. Pure qua, 0%. Qua 99, il mese prossimo in realtà posso cominciare a sviluppare bomba qui. 54 costo sviluppo, quindi qua non ho mai concentrato, ma sa. Ok, prosperity ad Ancona. Tiè. Mamma mia, che bordello sto obiettivo.
Ecco ragazzi, se sbagliavate il coso, se sbagliavate il casus belli, vi dico che vi succedeva. Arrivate a 20 the war exhaustion, la war exhaustion massima, come la riesco a capire? La war exhaustion massima, se non sbaglio, è 20 dan rest. Partiamo già con questo. Quindi diciamo che non ci piace 20 dan rest. Finiamo la Basilica di San Pietro. Perfetto, tiè, ecco qua, livello 3. Pure Palazzo di Caserta, livello 3. Ok, qua mi manca il Duomo e Coso di Malta. Perfetto. Giugno, abbiamo superato l'80% dappertutto? No, solo là. Solo qua. Quindi mo siamo scesi al 20%, siamo all'80% dell'obiettivo. Molto complesso, molto complesso, molto fastidioso soprattutto. Ok, solo The Knight so il modo per attaccare la Spagna. Speriamo che non ci caschino gli ottomani a fargli spezzare l'alleanza. Massa Corizia 43 de coso. Senti, ma posso convertire la cultura qua? Austria, Slovenia o niente? E quanto manca del separatismo? Mezzo, ok. Qua invece? Due e mezzo, ok, dai, poco. Qui ancora niente, riforma governo, posso fare un altro concentramento da qualche parte, 71, 60, ok, cosa di sensuale non ci sta, 36, 38, 53, 56, andiamo contro la Bavaria, è più forte che 70, è proprio in Emilia Romagna lo devo rifare, sì, un altro concentramento, tiè. E questo è il terzo, quindi in realtà... No, è il secondo. Ok, è il secondo. Ok, sono ricominciati a uscire i soldi, ragazzi. Sono cominciati a uscire i soldi. Quindi il mese prossimo vediamo finito questo obiettivo e cominciamo a dichiarare guerra alla Spagna. Lo vediamo nel prossimo episodio, però. Quindi vi saluto e alla prossima.